Gioia e delusione si miscelano nell'ultima azione della contesa. Bolzan scodella un angolo nel mezzo con tutto il porto d'Ascoli nell'area di rigore. Il direttore di gara, Beretta di Monza, contestata la sua direzione, vede un contatto falloso ai danni di Ciotti. Rigore. Proteste degli ospiti. Poi dal dischetto Cingolani, al sesto di recupero, firma il pari e tutti sotto la doccia. Due rigori decidono lo scontro playoff tra Porto d'Ascoli e Biagio Nazzaro, pari che viene accolto in maniera diametralmente opposta sulle due sponde. La squadra di Filippini riesce ad arpionare un punto prezioso all'ultimo tuffo e lo fa giocando l'ultimo scorcio di gara in 10, e questo è già un elemento probante. Diverso il discorso per il team di Malavenda, tosto, molto ben messo in campo, che è costretto alla divisione della posta quando già pregustava successo e sorpasso in classifica. La sfida del Cerrocchi, in ogni caso, mette di fronte due squadre in salute, quasi speculari nel proprio atteggiamento tattico e sempre molto attente a limitare gli errori. Filippini rinuncia in avvio a Bolzan, utilizza due punte di ruolo con Nepa a supporto. Tra i rossoblù di Chiaravalle, due le novità rispetto alla domenica precedente, viste le defezioni di Derrico e Leonardo Rossini. L'approccio migliore è quello degli ospiti. Appena 120 secondi di gioco che Pieralisi vola via verso la porta avversaria. Il diagonale viene in qualche modo contenuto da Cinaglia. La Biagio è molto corta, aggressiva e soprattutto rende complicata la fase di costruzione della manovra agli adriatici. Alla prima vera palla giocabile, il Porto d'Ascoli, minuto 24, confeziona l'occasione più limpida. Rosari finisce per Cingolani, che penetra centralmente. La conclusione timbra la parte interna del palo ed esce. Nella fase centrale della prima frazione, i biancazzurri vivono il loro momento migliore. 26esimo, traversone di Leopardi, Tedeschi conclude alto. Poi al 37esimo ci prova Rosa dalla distanza. Para Lombardi. Prima del riposo torna a farsi vedere in avanti la Biagio con il muscolare Cavaliere, che di fisico si fa spazio ma il destro è impreciso. Stesso spartito nel corso della ripresa. In apertura Cingolani scalda i guantoni a Lombardi. Adriatici che costruiscono una trama molto godibile all'11esimo, tutta in verticale. Ciotti, Tedeschi e destro in corsa di Rosa. Sfera di poco sopra la trasversale. Poi, di colpo, il romanzo della contesa muta la sua trama. Break ospite con Rossini per Pieralisi, difesa di casa scoperta con Viti che frana sull'attaccante rossoblù. Il rigore è solare. Cavaliere dal dischetto trasforma, nonostante l'intuizione di Cinaglia. Altri due minuti e il Porto resta in 10. Arriva il secondo giallo per il nervoso Biancucci. Gli adriatici sbandano e la Biagio fiuta la possibilità di chiudere i conti. Minuto 28, Cavaliere al tiro ravvicinato viene murato. Poi Cecchetti conclude out. Sfiora ancora il raddoppio la formazione ospite alla mezz'ora con Cavaliere che conclude fuori. Nel frattempo Filippini si gioca il tutto per tutto, toglie un difensore Viti, mette un attaccante Bolzan. La Biagio non regala nulla, anzi con gli spazi a disposizione continua a creare occasioni. Cinaglia con un colpo di reni al 41esimo dice di no al tentativo dalla distanza dell'onnipresente Cavaliere. Con la forza della disperazione però il Porto d'Ascoli ci prova fino alla fine e sull'ultima azione della contesa trova il rigore del pareggio che Cingolani, molto lucido, trasforma tra le proteste biagiotte. Finisce 1-1 e la corsa verso i playoff prosegue.